senti che storia. Attenzione, do il rosso e non parlate, eh? Rosso. The Weeknd, Can Feel My Face su Rai Radio 2. Paolo, siamo qui con due ospiti, persona che conosci molto bene, la presento io però. È una bravissima attrice, una bellissima donna vista così dal vivo, un bel profilo, sì. Anna Foglietta, Anna Giara. Un bel profilo mi hai conquistato, profilo. Perché non lo penso mai, cioè, perché ti vedo di perché profilo. Non te vedi mai di profilo, esatto. Anna, capito? Di profilo esatto. No, terribile, sto esatto. Citando perdone. Ecco, ecco. Esatto. E accanto c'è un amico, insomma, Roberto Tomaselli, e siete qui insieme per una cosa importante, no Anna? Sì, dunque, io ho conosciuto Roberto Tomaselli durante le riprese della Mafia Uccide Solo d'Estate, era il microfonista del set e siamo diventati molto amici e mi ha raccontato la sua storia, che è una storia triste ma che ha un'evoluzione secondo me molto bella e potente, come è potente la vita. Vorrei però che lo raccontasse lui in prima persona. Allora, buongiorno a tutti intanto. Ciao, grazie Roberto. Dell'ospitalità. Figurati. Beh, grazie a te di essere venuto, Roberto. Grazie. Ciao Paolo, niente, la storia nostra è molto semplice, anche molto complicata. Aurora ha contratto un osteosarcoma, un tumore raro. Aurora era tua figlia, no? Aurora era mia figlia e purtroppo dopo 6 anni è mancata per questo tumore. Lei voleva fare la ricercatrice, aveva questo sogno, noi abbiamo perseguito questo sogno e abbiamo cominciato a coltivare questa associazione finanziando la ricerca presso l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. E questo sogno si è trasformato adesso in una realtà scientifica, questa è la cosa più importante. È stata pubblicata una ricerca che noi abbiamo chiesto di fare sull'agave. Scusa se ti interrompo Roberto, mi raccontavate, no, che Aurora cadendo si era fatta male e si era punta proprio con l'agave, sì. Dopodiché ha contratto, diciamo, la malattia, gli è stata diagnosticata dopo qualche mese e lei è rimasta nella sua mente, come dire, folgorata da questo rapporto tra la sua malattia in qualche modo e la pianta dell'agave, quindi esatto. Si era come fissata sul fatto che lì poteva esserci anche una qualche forma, come dire, di cura, no? Di terapia, esatto, che potesse derivare dall'agave. Esatto, su questa linea e un po' sui suoi desideri, insomma, abbiamo studiato questa pianta, è uscita questa pubblicazione internazionale su una rivista che si chiama Cancer Letter. Tutti i riferimenti li potete trovare sul nostro sito www.auroratomaselli.org e anche l'invito per la protomoteca, dove presenteremo il 27 marzo l'evento ufficiale, la pubblicazione, cioè la presentazione ufficiale di questa ricerca. Ecco, la medicina tradizionale, diciamo, come ha accolto questa possibilità, Roberto? Beh, adesso c'è uno studio scientifico che prova che l'agave è assolutamente efficace sulle cellule di osteosarcoma in vitro, però. Che cosa vuol dire esattamente questo? In vitro significa che sono le cellule umane di osteo, mm-hmm. che hanno contratto l'osteosarcoma, quindi prelevate su un campione umano. Però è una ricerca che non ha niente a che vedere poi con il fatto di somministrarlo, certo, alle persone. Bisogna andare avanti, questo per noi è un punto d'arrivo, ma è soprattutto un trampolino di lancio per il futuro, sperando che la medicina ufficiale ci aiuti, insomma, a darlo magari come coadiuvante. Vediamo un attimo, certo, adesso nel proseguo. Allora, intanto ricordiamo l'appuntamento al 27 marzo alle 16, proprio della sala della protomoteca in Campidoglio, no, a Roma. No, ma lei poi alla fine riesce a dirlo. C'è questo evento molto importante. Adesso facciamo una pausa, ascoltiamo un disco e poi entriamo meglio nel dettaglio e capiamo che cosa succede appunto il 27 in Campidoglio. A tra poco su Rai Radio 2. Giorgio Poi, Stella, su Rai Radio 2, siamo qui in compagnia di Anna Foglietta e di Roberto Tomaselli. Sì, però prima di tutto facciamo dire una volta a Sabrina Nobile la parola protomoteca. Guarda, hai sbagliato anche tu, Paolo, non è... dillo tu di nuovo. Protomoteca. Ecco, protomoteca. Ok, allora adesso possiamo andare avanti. Ecco, allora Anna, sì. Ricordavamo questo evento importante il 27 marzo alle, esatto, 16 in Campidoglio. Alla sala protomoteca, dove ci saranno, insomma, saranno presenti una serie di personalità del mondo scientifico, sia
dell'Istituto Regina Elena di Tumori di Roma, ma anche del Rizzoli, che è questo polo ortopedico molto specifico per quanto riguarda i sarcomi, che hanno accolto appunto l'invito e che sono in qualche maniera disposti a continuare la sperimentazione insieme all'Associazione Aurora Tomaselli e appunto all'IFO. Mi piacerebbe però che Roberto fosse un pochino più specifico su ci quello sarà che anche è Aboca. Ah sì, Aboca, che ha accettato appunto anche di fare di ridurre, no? In qualche che maniera principiativo l'agave, diciamo, a trattare l'agave, a renderlo in polvere, diciamo, per darlo poi alle cellule per poter fare la sperimentazione. Perché ricordiamo allora che questa associazione appunto che sta finanziando questa ricerca, Aurora Tomaselli, l'associazione Aurora Tomaselli, il nome appunto di tua figlia, sì, che sì, Aurora, avrebbe voluto fare la ricercatrice, studiare proprio una cura per questo tipo di tumore, e si sta concentrando appunto per cercare di trovare, diciamo, di capire se l'agave, se la pianta dell'agave ha proprio delle proprietà terapeutiche per quanto riguarda questo tipo di tumore. E la prima fase, piccola fase, diciamo, della ricerca ha dato risultati positivi, Roberto, molto dicevi. Importanti, molto importanti, perché i revisori dei Cancer Letter ci hanno chiesto di trattare le cellule malate di osteosarcoma che hanno resistito a un chemioterapico, di trattarle con l'agave e vedere che cosa succedeva. Allora noi abbiamo trattato, noi ma in realtà l'hanno fatto il laboratorio di oncogenomica di Blandino e Sabina Strano, di Regina Elena, non l'ho fatto io, insomma, non abbiamo fatto da tramite, però abbiamo trattato queste cellule che hanno resistito al cisplatino, che è un chemioterapico molto importante, e trattate con l'agave successivamente sono morte, quindi è stato un risultato molto, molto incoraggiante. Per cui la sperimentazione adesso inizierà, quella vera e propria, quindi speriamo, ricordiamo, siamo ancora in una partire. Fase del tutto di studio, non c'è ancora, sì, è importante nessun molto risultato cauti. Certo, è importante, ecco, essere molto cauti, però vi assicuro che io ho assistito, ho visto col microscopio e da profana, insomma, e donna emotivo quale sono, mi sono in qualche maniera emozionata e anche tutti. Entusiasmata, perché è evidente che è un primo passo, però è abbastanza sorprendente, perché partire da una visione di una bambina anche sofferente, che ha visto in questa pianta una sorta di profezia, no, se vogliamo, e vederla in qualche maniera realizzarsi attraverso appunto sperimentazione scientifica, già perché, lo vedo abbastanza sorprendente. Perché proprio Aurora, ecco, ricordiamo la storia che raccontavi prima, Roberto, di tua figlia, che si era punta con l'agave, poi le è stata diagnosticata questa forma di tumore, l'osteosarcoma, e poi ha avuto questa intuizione di dire a voi: continuate la ricerca sull'agave, perché secondo me lì ci può essere una cura coadiuvante nel trattamento del tumore, no? È come se questo messaggio fosse arrivato, insomma, un po' da chissà dove, no? Perché Roberto, in quel momento non sapevamo nulla dell'associazione, ovviamente, quando è successo questo. Allora, Anna, ci sarai, sì, anche tu, certo, il 27? Certo, che cosa farai? Se non mi avesse invitato, grazie Anna, colgo l'occasione per ringraziarla, perché è stata veramente deliziosa. Ma siamo amici, per quel minimo. Però, insomma, sì, sarò presente, farò da moderatrice e a me spetterà il compito di appunto portare la parte emotiva di questa bellissima storia, poi tutta la parte scientifica, ci saranno delle persone più preparate e sicuramente più in gamba di me per raccontarla. Tra l'altro Roberto, oltre che un padre meraviglioso come si sta dimostrando, è anche un bravissimo fonico del cinema, questo bisogna dirlo, perché io ci sono capitato tra le sue grinfie. Sì, hai, sì, lavorato, sì, con Roberto? Sì, 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 ci, sì, siamo incrociati un po' di volte. Sì. Bene, bene. Allora io ringrazio a questo punto Roberto Tomaselli, grazie di essere a voi, stato a Radio con 2. Noi. Ricordiamo ancora questo appuntamento il 27 di questo mese alle 16 nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Applausi a Sabrina Nobile. Grazie tante, in bocca al lupo per questa ricerca, speriamo bene. E se qualcuno è interessato e vuole partecipare, può trovare, diciamo, i riferimenti sul nostro sito, è l'unico modo per rintracciarci, è quello, insomma. Ecco. Perfetto, qual è il vostro sito? www.auroratomaselli.org. Ok, grazie mille allora, grazie di essere ciao stato Roberto, con noi. Grazie, ciao Roberto, grazie davvero. Ciao Paolo, ciao, grazie. Grazie. Senti che storia. Bentornati amici su Rai Radio 2, Senti che storia. Paolo Calabresi sempre qui con noi e Sabrina Nobile sempre qui con noi, sempre qui con noi, ecco, anche Sabrina. Un po' una disgrazia, è così, ecco, va così, va così. E siamo con Anna Foglietta, che è stata nostra ospite oggi. Ma l'abbiamo praticamente sequestrata, Anna. Sì, ecco, adesso la dobbiamo lasciare andare, la ringraziamo moltissimo di grazie essere a stata voi qui. Grazie a voi per aver raccontato questa storia, perché ci tengo veramente tanto. Roberto, mio grandissimo amico, e spero che partecipiate in tanti a questo evento del 27 di marzo alla sala Protomoteca di Roma. Perfetto, grazie mille allora. Grazie, Anna, a voi, grazie a te per ciao, questa bellissima storia. Grazie, Anna, grazie. Ciao, grazie, ciao, 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 ciao. Senti che storia.